Ciao a tutti, allora oggi anche io faccio il video haul dei saldi. Io non faccio molti video haul, lo vedete, non acquisto molto, però quando acquisto è perché acquisto cose che mi servono, quindi non mi faccio trascinare dall'entusiasmo di chissà cosa. Quindi anche con i saldi compro, ma solo se ho veramente bisogno di qualcosa, perché altrimenti è inutile. E ho fatto due super mega affari, secondo me, con questi saldi 2018. Però ecco, io volevo quello e quello ho preso. Quindi vedrete un po' un haul misto di tante cose, anche di make-up. Inizio un po' random come pesco le cose. Allora, ho fatto un acquisto alla MAC, non sul sito, non in saldo ovviamente, questo non c'entra niente, e mi serviva lo struccante. Poi quando sono stata lì, vabbè, non ho preso solo lo struccante, ma ho preso una cosa anche di make up che comunque non ho particolare, che mi piace. Ok, ho rotto lo struccante, no, speriamo di no. Allora, ho preso praticamente il cleanse of oil, quindi l'olio struccante, che io ho già belle, diciamo, vabbè, non premo nulla, speriamo che non si sia rotto, ed è questo. Credo di averlo già utilizzato altre volte. Allora, non mi fa impazzire l'effetto unto che rimane sul viso, però mi sembra che io avevo provato l'olio struccante per gli occhi e non mi piaceva molto l'effetto, tanto poi comunque mi lavo, quindi però trovo che questo tipo di struccanti comunque mi toglie veramente tutto, quindi alla fine mi sento bella pulita. E quindi niente, ho preso questo, sono 150 ml, quindi ho preso lo struccante. La confezione, allora, tutto rotto, io ho paura che non funzioni più, ma vabbè, lasciamo perdere. La confezione è carina perché, come vedete, c'è tutta la scritta MAC, tutta in rilievo, carina, vabbè, non ci interessa. Poi ho voluto prendere in aggiunta, perché solo quello mi sembrava un po' pochino, ho preso un prodotto per le labbra, il Grand Illusion Liquid Lip Color, quindi una tinta labbra Grand Illusion, e sono praticamente quelle tinte un po' iridescenti, un po' cangianti. Allora, io mi vorrei soffermare un attimo sul packaging di questo prodotto, cioè è bellissimo, bellissimo, e praticamente io ho preso questo colore rosa con tanti riflessi, quindi questo più che altro secondo me è più un top coat, non so, forse. Ora che lo guardo da diverse angolazioni è anche un po' rosa, un po' oro, un po' lilla, cioè è, secondo me è bellissimo, fucsia, oro, viola, cioè sono i colori che io proprio prediligo tantissimo, quindi non vedo l'ora di utilizzarlo. E il mio si chiama Queen's Violet, quindi non so se, infatti come vedete anche il mio smalto non è fatto apposta, è molto in tinta con questi prodotti, sono colori proprio che io stra adoro, e quindi non so se andrà bene solo come tinta labbra o come top coat, vedremo. E adesso alla MAC regalano dei campioncini, cioè io l'ultima volta che avevo acquistato campioncini non erano mai rivisti, non me li avevano mai dati, stavolta me l'hanno dati e mi hanno dato il Pro Eye Makeup Remover de Maquillant, no, era la parte in francese, quindi è lo struccante per gli occhi che è super voluto, perché mi trovo bene con gli struccanti della MAC. E poi mi hanno dato due campioncini di mascara, l'Upward Lash e In Extreme Dimension Lash. In Extreme Dimension Lash non mi fa impazzire, l'ho già provato, però vabbè, comunque è un mascara in più, magari lo utilizzo anche tipo come top coat sopra un altro. L'Upward Lash invece non l'avevo mai provato, quindi lo proveremo. Poi ho fatto il mio primo acquisto da Mulac, però non mi sono lasciata tentare, ho preso proprio quello, solo quello che volevo. Allora, volevo
provare il famoso olio per i capelli di Mulac, che ne avevo appunto sentito parlare, e mi piaceva molto anche il packaging. Allora, l'olio è questo ed è Wilberry Ten, perché praticamente è composto da 10 oli diversi e dietro c'è tutta la scritta, quindi di tutti gli oli che ci sono. C'è l'olio di mirtillo, di argan, moringa, di acai, di babassu, buriti, di passiflora, di schiuma di prato, di riso e di karité, burro di karité, e per ognuno c'è scritto qual è il beneficio che ha. Quindi l'olio di mirtillo è riparatore, l'olio di argan è ristrutturante, l'olio di moringa è antinquinamento, l'olio di acai è rivitalizzante, l'olio di babassu è lucidante, l'olio di buriti è districante, l'olio di passiflora acidificante, l'olio di schiuma di prato idratante, l'olio di riso anticrespo e vai, e burro di karité protettivo delle punte. E praticamente ha tre possibili diversi usi: o prima del lavaggio proprio per effetto proprio maschera, insomma proprio effetto nutrimento, o prima di asciugare, quindi con i capelli umidi per dare comunque luminosità, o dopo l'asciugatura per la brillantezza, o si può anche utilizzare per tutta la notte, ma insomma no, non saprei come tenerlo in testa. E io ero stata ovviamente catturata dal packaging, ma anche dagli ingredienti, perché è viola, cioè questo più che un olio per capelli a me sembra quasi un profumo, cioè è veramente bellissimo, è denso appunto come un olio ovviamente, e ha il contagocce, quindi è molto pratico anche con il fatto del contagocce, e dietro riporta i 10 oli con i 10 benefici. Quindi che dire, io sono veramente molto... sono molto fiduciosa in questo prodotto, spero che mi aiuti. Io questo lo utilizzerò sia prima del lavaggio ma anche dopo averli lavati, vediamo un po' insomma. E poi mi serviva di ricomprare l'illuminante in crema, perché a me piace mischiarlo con il fondotinta, non tutti i giorni, non sempre, però ogni tanto mi piace mischiarlo, e sto finendo l'Orgasm di NARS, quindi mi sono detta: sto sul sito di Mulac, perché prendere solo un prodotto, proviamo anche il loro illuminante, e ho preso l'OMG, quindi Oh My God dovrebbe essere, Rose. C'erano tre tipi di colori, ho preso il Rose, ed è, ah no, oh, non è Oh My God, l'ho visto scritto adesso, Oh My Glow. E quindi è un concentrato liquido di perle luminosissime, composto del 99% di ingredienti di origine naturale e disponibile appunto in tre colorazioni. Quindi ecco, c'è proprio scritto che si può mischiare quindi anche al fondotinta liquido, al primer, alla crema idratante, insomma, come vi pare. E io ho preso appunto il Rose, perché è il colore che prediligo, è molto simile anche a Orgasm, anche se quello è molto più scuro. Comunque, è anche questo, ha il suo bel contagocce. La confezione satinata è bellissima secondo me, è piccolino perché sono, quanti sono? 15 ml, lo vedo veramente piccolino, però insomma vabbè, non fa niente, e quindi non vedo l'ora di, mettiamoli anche questo, di utilizzare anche questo. Ok, poi ho comprato le Stan Smith, le mie prime Stan Smith dell'Adidas, e ho fatto un affare. Praticamente volevo comprare queste Stan Smith da un po', mi piacevano perché comunque a me piace stare comoda, e non avendole mai avute mi sono detta vabbè, provo, le prendo. Ho vinto un buono sconto su Zalando di 30 euro, quindi insomma un bel buono, e quindi mi sono detta guardo su Zalando. Ho trovato le Stan Smith che costavano con lo sconto, quindi con i saldi, 52 euro, meno i miei 30 euro del buono sconto, io praticamente le ho pagate 22 euro. Ora non saranno l'ultimo modello uscito, ma poco mi interessa, mi piace il fatto che non siano bianche, perché comunque
essendo scarpe di pelle, sono difficili poi da pulire, da sistemare, e quindi non essendo bianche, secondo me si vede un po' più tardi lo sporco. E io ho voluto prendere queste color verdolino, sembrano un po' più azzurrine credo nel video, però sono appunto verdoline, cioè sono bellissime. Qui dietro proprio c'è il logo con scritto Stan Smith e ha questo effetto di pelle rovinata. Io le ho già portate un po' di volte, sono comodissime, ma anche fresche. Io non me l'aspettavo, l'ho portate proprio anche con il caldo e sono fresche. Probabilmente proprio perché insomma, sono fatte anche di ottima pelle, quindi questo sono state proprio un acquisto con i saldi fantastico. Così come fantastico è quest'altro acquisto, sempre con i saldi, ho preso i miei primi anfibi Dr. Martens. Andavano fin da che io andavo alle superiori, cioè mi ricordo, cioè, da sempre, no? Sono scarpe famose. Però io non ce l'ho mai avuti gli anfibi. Poi tipo, un paio di anfibi che ho avuto l'ho comprato quest'inverno, insomma, della Cult. Però questi mi sono sempre rimasti impressi. E guardate che ho trovato, perché questi sono la morte. Gli anfibi lilla. Cioè, so bellissimi. Allora, questi ovviamente non li ho portati, li ho solo misurati quando mi sono arrivati e so stramorbidi, morbidissimi. Io non vedo l'ora che arrivi l'autunno per metterli, perché veramente so qualcosa di fantastico. Mi piacciono tantissimo. Li ho pagati 85 euro con i saldi. Cioè, io gli anfibi lilla penso che, cioè, li metterò e non li toglierò più, perché so bellissimi, cioè mi rappresentano veramente tantissimo, bellissimi, non smetterò mai di dirlo, ma mi piacciono veramente tanto e mi stanno anche abbastanza appunto accollati qui anche nella caviglia, ce l'ho sottile, cioè sono perfetti, nonostante poi siano il 36, io porto il 35 normalmente, però mi stanno benissimo e fantastici. Ho fatto un acquisto alla Kiko. Dunque, era da un po', ma un bel po', che io non acquistavo più alla Kiko. Non lo so, perché comunque tendenzialmente avevo proprio diminuito molto l'acquisto del make-up. Quindi tendo a comprare solo quello che veramente mi serve, e ciò che veramente mi serve è il fondotinta, la cipria, insomma le cose quelle che si consumano di più, e tendevo sempre ad acquistarle comunque da Sephora, magari per variare un po' le marche, no? Quindi la Kiko l'avevo veramente molto accantonata, e poi perché comunque vedendo anche video su YouTube non mi sembrava che ci fossero tutte queste grandi novità. Però visto che comunque mi serviva un nuovo fondotinta, mi sono detta vabbè, faccio di nuovo un saltino da Kiko, anche perché volevo comprare qualche smalto fluo per l'estate. Allora, perché comunque secondo me gli smalti della Kiko, tranne qualche tipologia che è veramente un flop, sono fantastici in generale, costano pochissimo, spesso fanno anche le offerte poi, quindi costano ancora meno del quanto costano meno di solito, e secondo me sono i migliori per tenuta, per tante cose, insomma, sono fantastici. E quindi mi sono detta, prendo un paio, tre smalti fluo. E praticamente questi sono i colori di smalto che ho preso. Di fluo non c'è assolutamente nulla. Però era da un po' che volevo prendere anche uno smalto grigio, perché io non ho smalti grigi, ho l'argento, ma il grigio non ce l'ho. Quindi era da un po' che pensavo di prendere lo smalto grigio, ovviamente non per adesso, per l'autunno, inverno, insomma, magari da abbinare con un colore. E quindi ho voluto prendere questi due smalti grigi, perché alla fine i colori fluo non li trovavo, non trovavo cose che mi interessassero. Quindi ho voluto prendere questo, che è... cioè io ce li ho altri due di questa tipologia con questo packaging e sono fantastici, sono il Power Pro, cioè una passata
cioè anche quale? Anche questo è un Power Pro Kiko, una passata, è stata a posto, sono super coprenti, quindi voglio prendere questo color top che è il numero 29. E poi ho voluto prendere questo che io non ho mai avuto, anche questo è un grigio molto molto chiaro ed è praticamente il Velvet Satin, lo Smart Velvet Satin che non ho mai avuto e quindi sono curiosissima di provare lo Smart Satin e questo è il numero 695 e questo grigio mi piace tantissimo. E poi ho aggiunto quest'altro, sempre un Power Pro, e questo, cioè manco a farlo apposta, riprende tantissimo la tinta labbra di prima della Kiko, è fantastico perché è questo rosa tutto super super cangiante, ha gli stessi colori di quella tinta, io non vedo l'ora di metterli abbinati, cioè veramente c'è l'oro, c'è il rosa, c'è gli stessi colori, il fucsia, il viola, cioè è qualcosa di bellissimo. Non l'ho fatto apposta a combinarli. E poi ho preso il famoso fondotinta, perché alla fine sono andata sul sito della Kiko proprio per prendere il fondotinta e ho voluto prendere il Liquid Skin Second Skin Foundation, il mio è il numero 5, l'N05. C'erano tantissime colorazioni, alla fine ho preso quella neutra praticamente, infatti era lo 05 Neutral, perché non riuscivo a decidermi. Allora ho pensato, prendo il neutro che dovrebbe andare bene per tutti. C'è scritto fondotinta fluido effetto seconda pelle, agitare bene. C'è anche la protezione 15. Anche questo ha il contagocce, ho comprato tutti i prodotti con il contagocce ed è praticamente questo. Con questo packaging di vetro, che io adoro i packaging di vetro, ed è fatto così. Lo trovo anche molto molto elegante, bello, proveremo e vediamo, ma comunque essendo comunque un fondotinta molto molto liquido mi piace per il fatto comunque che mi sento la pelle poi bella idratata. Acquisto che non c'entra niente ma che mi serviva, ho terminato gli evidenziatori, quindi mi sono presa questa bella confezione anche su Amazon di evidenziatori Stabilo, perché tanto alla fine secondo me gli evidenziatori Stabilo sono i migliori perché durano tantissimo, di questi colori un po' pastello, un po' così carini, che poi vabbè li vai ad utilizzare e sono i classici colori degli evidenziatori, però il packaging fuori è carino, magari mi fanno venire un po' più voglia di studiare, quindi niente, ho preso questa confezione da 6, ma li ho presi anche perché avevo un buono di 5 euro per Amazon, quindi fare una spesa per un buono di 5 euro alla fine mi servivano gli evidenziatori, alla fine questi costavano una decina d'euro, li ho pagati 5 euro, quindi ho 6 evidenziatori. E poi non notate che ho un look un po' diverso, non notate che ho dei ricci un pochino più definiti, solitamente io ho il ciuffo liscio davanti e i capelli diciamo lasciati un po' naturali, ricci dietro, ma di riccio c'è sempre molto molto poco, c'è sempre molto molto crespo. Oggi, come vedete, non c'è nessuna cosa di crespo perché per 20 euro su Amazon ho trovato lui, la riccia capelli che io ho sempre voluto, nel senso che io ho una riccia capelli che però è grande, va bene per quando avevo i capelli più lunghi, che permette comunque di prendere ciò che magari anche più grandi, comunque di lavorare sulla lunghezza. Ora che li ho corti, una riccia capelli troppo grande mi crea proprio un effetto volume che non mi piace, molto simile all'effetto tipo nonna che toglie i bigodini dalla testa, uguale. Ho preso lui, questo super super sottile, ora ve lo faccio vedere perché appunto l'ho provato, quindi vi posso dire che funziona. Ed è il numero uno best selling, addirittura c'è scritto, ma comunque considerate, ecco, 20 euro. Ed è della marca Lee Stafford, non lo so. C'è scritto che è fatto con la ceramica,
on e off, va bene, meno male che c'è on e off. E comunque sì, si scalda subito, ho visto, anche troppo secondo me, quindi va tenuto veramente poco. Ma ho visto che serve veramente pochissimo tempo per fare il riccio, ed è lui, ok, è bellissimo. Non è rotondo, è piatto, però come vedete vengono dei ricci come voglio io. Poi tra l'altro è anche di questo bellissimo color rosa, fucsia, bellissimo. Ha i piedini per tenerlo sulla, tipo sul lavandino, insomma, dove vi acconciate, all'on e off, ed è bellissimo. L'unica cosa è che ha la presa di quella con tre entrate, insomma tre cosine, quelle cose un po' forse inglesi, non so. Ho dovuto prendere il riduttore, insomma, però vabbè, non fa niente. Ed è questo, quindi sono super super soddisfatta di questo acquisto di 20 euro. Ora, non lo utilizzerò tutti i giorni perché diventa veramente tanto tanto caldo e la temperatura non si regola. Quindi insomma, ai capelli bene non fa, secondo me. Però quando voglio un riccio carino, userò lui sicuramente. E basta, questo è tutto il mio haul, il mio shopping con i saldi. E fatemi sapere insomma se vi piacciono i miei acquisti, se siete curiosi su qualcosa o volete sapere qualcosa su qualche prodotto che non vi ho detto, insomma fatemi sapere. Insomma, io vedo veramente tantissimi video haul di saldi, ma come ripeto, io non compro perché ci sono i saldi e cose che magari non porto, compro solo cose che mi servono, e in questo video mi servivano queste cose e le ho prese tutte. Quindi io spero che il mio video vi sia piaciuto, vi ricordo sotto i link per tutti i miei social, soprattutto su Instagram, e ci vediamo al prossimo video, ciao!